Siamo sui monti tra Carinola e Sessa Aurunca. Quello che c'è dietro le mie spalle è una struttura misteriosa. Ciò che nasconde fu rivelato negli anni Ottanta dai verdi di Mondragone. Parliamo di una base NATO segreta, nome in codice Proto, e non si sa a cosa servisse. Probabilmente era un rifugio antiatomico destinato ai comandi della NATO di Bagnoli. Resta però da chiedersi perché parecchie numerose testimonianze degli abitanti del posto ricordano ancora grande quantità di lavoratori impiegati in questa base, ricordano anche dei camion che attraversavano questi territori, enormi camion coperti da teloni, quindi probabilmente si effettuavano anche degli esperimenti militari. Probabilmente qui qualcuno ha ipotizzato che venivano portati anche dei prigionieri politici o delle spie. Quello che chiaramente, quando si parla di una base segreta, si possono azzardare tante ipotesi, ma c'è soprattutto un altro mistero. Nel 1996 questa base viene chiusa. La ragione del perché viene chiusa non è spiegabile, ma qualcuno dice perché è finita la guerra fredda. La guerra fredda era già finita da un pezzo, però ecco, chi ha varcato questa porta ha avuto la chiara sensazione che la base non è stata abbandonata così, in maniera pianificata. Sembra quasi che i soldati siano, gli uomini della NATO siano scappati nel giro di pochi giorni o addirittura di poche ore, perché dentro qualcuno ha visto anche delle strutture, dei macchinari ancora funzionanti, anche noi la sensazione è che ci siano ancora dei macchinari in funzione. Noi abbiamo varcato quella soglia, non ci siamo addentrati all'interno perché probabilmente c'è qualcosa che potrebbe essere anche dannoso alla salute, però ci siamo resi conto, c'è proprio la sensazione varcando quell'ingresso, che ci sia ancora all'interno qualcosa di pericoloso e che potrebbe essere anche di dannoso alla salute. Sì, in effetti questa è la ragione probabile dell'abbandono della base, cioè la fuga di materiale tossico, radioattivo, di gas nocivi, ed è per questo che ci siamo fermati. Poi, arrivato a un certo punto, non abbiamo proseguito oltre perché tutto poteva risultare anche dannoso alla salute. Chiaramente noi siamo qui per sollevare il problema di una presenza militare NATO che diviene asfissiante, diviene anche pericolosa per gli abitanti del posto. Questa è una base che è stata costruita nel 1956. Chi ha dato l'autorizzazione per costruire questa struttura? Quali valutazioni sono state fatte sull'impatto geologico di una struttura scavata nella montagna, in un territorio già con delle sue problematiche, delle sue particolarità? E oltretutto la domanda che ci poniamo è: quando verrà avanzata una proposta di bonifica per una struttura che è lasciata a se stessa, macchinari ad arrugginirsi e probabilmente, come dicevamo, anche fughe di gas tossici?